solo da parte del gestore, deve essere anche da parte del distributore, perché molto spesso, Giuseppe, si trovano purtroppo dei distributori disattenti, male organizzati, con cultura zero sulla birra, e quindi voglio dire, se noi abbiamo dato una dignità, come diceva il buon Maurizio Maestrelli, a un prodotto che era stato messo lì tanto per darmi una birra al fine della trasmissione, e io come credo Leonardo, come credo Francesco, e molta gente che ha lavorato nel nome e per conto della birra in quanto bevanda dignitosa, storica, con tutta una serie di sfaccettature, di sfumature, di variegata, articolata, eccetera, eccetera, ci siamo sbattuti tutti questi anni, ma non solo noi, voglio menzionare tutti Guasca, tutta la gente, i pionieri, tutta la gente che ha voluto fare questo discorso, per portare proprio per la necessità di dare dignità a questo prodotto, ma è chiaro che se lo facciamo solo noi rimarrà sempre comunque circoscritto. Se lo fa anche quello che si occupa di distribuire la birra, e gli assicuro che ci sono, sono pochissimi, però ci sono, io conosco due o tre distributori che sono molto più esperti di me in birra, cioè conoscono la birra in maniera veramente esagerata, e a quel punto lì uno ha anche piacere di avere a che fare con un distributore. È chiaro che se io ho a che fare con il distributore che mi dimentica la birra per terra, nel magazzino, col freddo, col caldo, col tutto, eccetera, eccetera, e poi magari non ha più lo stesso, non riconosce più il prodotto perché non ha più le caratteristiche organolettiche e tutto il resto, è chiaro che non mi va più di lavorare col distributore, cerco chiaramente contro il mio interesse di lavorare direttamente con il cliente finale, e di solito lo vado a scegliere, deve essere un publican appassionato che porta il mio nome in giro tra i suoi clienti e si sbatte per questo. Quindi anche un po' di attenzione nei confronti del publican, che comunque è quello che porta in giro il buon nome di una birra, che la conserva bene, che ci mette a fianco anche la sua esperienza, ci mette a fianco la sua pizza, ci mette a fianco la sua bistecca, la sua pasta, il suo saper fare, la sua battuta, tantissime altre cose. Io credo che sia questo un po' il discorso. Poi è chiaro, c'è stato un boom incredibile della birra, c'è stato un interesse veramente eccezionale. Io credo che poi ci sia una selezione naturale, che purtroppo ci sarà per forza, e rimarranno, secondo me, quelli che hanno comunque lavorato sempre in questo modo e non solo per il business. Insomma, il business è venuto, perché comunque io non posso dire di non aver guadagnato, cioè io ho guadagnato col mio impegno, con la mia dedizione ho guadagnato, ma quanti sono disposti a fare questo? Cioè la domanda è, quante persone sono disposte a impegnarsi con dedizione, ad acculturarsi, a studiare? Per acculturarsi bisogna studiare, bisogna girare, bisogna andare in giro, assaggiare, bisogna confrontarsi con le persone. Chi riesce a fare tutto questo? Molto spesso i distributori non riescono a farlo o non lo vogliono fare. Molto spesso i miei colleghi non lo vogliono fare o non riescono a farlo, quindi insomma ci si scontra con questa cosa che non sembra una stupidaggine, ma non lo è. Grazie, sono interventi molto interessanti. Io mi permetto solo di dire una cosa, già uno step iniziale buono sarebbe quello di parlarsi, cioè parlarsi tra, no, non tra singoli, comunque adesso ci parlate tra singoli, ma parlarsi magari tra categorie, non lo so, perché qui c'è necessità di saperne di più sia nella parte mondo della distribuzione, su un prodotto giovane, nuovo, come è la birra artigianale italiana, ma anche come sono tutte le birre straniere che stanno arrivando, cioè ragazzi, birre americane che oggi ci sono in Italia, fino all'altro ieri non se ne vedeva manco una. Quindi cioè, l'accelerazione che giustifica in parte anche qualche errore, perché sono proprio è un'accelerazione che comporta degli errori di gioventù, ma può essere in qualche modo colmata proprio attraverso un dialogo tra i protagonisti, un dialogo che sia fruttifero e che permetta da un lato di andare a colmare le lacune magari di preparazione per avere più distributori e meglio preparati, e dall'altro per andare a colmare anche il grande gap che c'è a livello proprio di preparazione culturale dei pubblici esercizi, perché poi qui credo che sia forse l'argomento, proprio il nocciolo della questione, qui
finché ci affidiamo a persone come te, come Moreno, come Colonna Roma, come ce ne sono altre, perché non è che siamo tre o quattro, ma non siamo ancora un numero tale da poter in qualche modo modificare le cose. Quindi, ecco, cioè siamo proprio alla, quasi un po', non dico all'anno zero, ma siamo ancora molto agli inizi, anche se a volte corriamo il rischio che, parlandoci sempre tra di noi, autoalimentiamo una forma di cultura birraria italiana superiore a quella che poi c'è nella realtà. Okay? Quindi questa necessità, che non puoi tanto fare tu, perché o chiudi locale, vai in giro a fare Giovanni il Battista, a predicare il verbo della birra in tutti i locali, ma, e non la può fare Cuzziol andando a predicare il verbo da tutti i distributori, qualcuno se ne dovrà fare carico, sicuramente se ne fanno carico in parte le associazioni, sicuramente se ne fanno carico chi lavora nella comunicazione, quindi mi tiro dentro io da solo. Però anche le associazioni di categoria potrebbero svolgere un ruolo interessante, sviluppando moduli formativi. Poi ovvio, sono d'accordo con te che l'esperienza più lunga è, o meglio è, e devi girare. Ma le necessità di solito sono di due ragioni. Sì, ma la necessità di solito o è personale, dettata dalla passione e dalla curiosità, oppure più condivisa è economica, cioè si può guadagnare di più se si conosce meglio il prodotto. Vendere un vino alla Spina normalissimo, non facciamo medie aziende, e vendere una ultra riserva delle Langhe versante ovest bagnato dalla rugiada di primavera non è la stessa cosa. Quindi su un prodotto fai un ragionamento più legato al prezzo, sconti, promozioni, gadget, chi più ne ha più ne metta, e su un altro devi fare un ragionamento diverso. Ma se tu lo comunichi e lo racconti, il valore del racconto su un bene non di primaria necessità, come è la bevanda alcolica in generale, perché ricordiamoci questo, è un ruolo fondamentale. Io volevo adesso però, per finire poi la carrellata e andare agli interventi, le domande, le discussioni, coinvolgere Moreno, che è un altro frontman, diciamo, come li ho definiti, Moreno e Nino sono un po' la prima linea di fuoco della birra in Italia, quelli che stanno in trincea. Un po' la tua esperienza per capire un po' anche sempre il discorso di come si vende la birra che va raccontata, che tipo di interesse riscontri. E un po' anche il discorso della cucina a questo punto, cioè nel senso che se ne fa un gran parlare, ma io ho la sensazione che se ne faccia un gran parlare in maniera a volte poco consapevole, cioè è diventato di moda anche quello, invece tu sei partito prima della moda, mi sembra. Buonasera a tutti, per me l'anno zero è stato il 2003, quando ho rilevato una trattoria che già esisteva, e questo già era una piccola spada di Damocle per il discorso della birra, ma per il discorso di tante altre cose che ho introdotto. Quando si rileva una gestione, quando si subentra una proprietà, quando si cambia colore a un locale, avrai della clientela nuova, ma avrai anche qualcuno del vecchio customer, no, che arriva e magari inconsciamente vuole qualcosa di vecchio. Io arrivavo da un background veramente formidabile, nessuno qua può averlo, facevo ingegneria elettronica e lavoravo in Omnit, questo era il mio background, come si dice adesso. Ma questo mi ha dato grossi problemi, ma me li ha dati a me stesso, perché arrivando dal nulla, avendo spero un po' di umiltà e tanto tanto amor proprio, ho detto le cose bisogna farle bene, e non sto ancora parlando di birra, proprio bisogna farle bene in generale. E bisogna farle col massimo rispetto per chi lavora qua, per me stesso, per la mia famiglia, per i clienti e anche per il fornitore. I fornitori che ho cambiato io, non di birra, di qualsiasi genere lo so solo io, ma perché i fornitori sono abituati a dei vecchi gestori che sanno il mondo, che magari sanno fare un gran bollito, ma non sanno nulla d'amor proprio, sanno solo di e lascia. Io avevo un amico foggiano che anche se bruciava l'appartamento, Dio lo benedica, mi diceva e lascia, e con sto e lascia non si va da nessuna parte. Bene, subentro io questa gestione, incremento i vini, li ho portati a una cinquantina,
e le birre, attenzione, la mia prima carta erano 5 birre e come dico sempre quelle 5 birre erano tantissime ed erano un'enormità rispetto alle 100, 105, 110, 112, comunque almeno 10 volte i lettori del Manzoni, dei Promessi Sposi che ho adesso. Adesso purtroppo io perdo le notti, rovino il mio rapporto familiare con mia moglie, anche col mio bambino, per aggiornare quella lista che non legge nessuno. E nessuno, non sto parlando di gente sprovveduta o gente che non beve, sto parlando di grandi appassionati che però vengono e dicono: Moreno, fate voi. Niente, sto lì comunque ad aggiornarla. Adesso io quella lista ci potrei scrivere Viva Juve a basso Milan e anche altre cose che non so se siamo ripresi, ma le direi, posso scrivere quello che voglio e nessuno la legge, però l'aggiorno. Nel 2003 io qualche volta mi sono trovato, dico i prezzi che tanto non facciamo male a nessuno, le Baladelle non costavano tanto meno da adesso, io ce l'avevo a 9,50 euro, per me è un prezzo da negozio. Io qualche Baladelle l'ho regalata, perché alla domanda, hai una birra? Sì, c'ho questo stile, io tuttora non so nulla, allora un po' di meno. È questo stile, ci starebbe bene con questo, basta. Non tutti, ma qualcuno si era già perso, e allora mi diceva, guarda, fammi mezzo litro di vino bianco. E allora io dicevo, vaffanculo, adesso io te la regalo e poi fai tu quello che vuoi. Vai dove vuoi, se ritorni te la rivecchi, altrimenti amici come prima. Sono partito da quella, non che sia obbligatorio vendere birra, regalare birra o quant'altro, però bisogna veramente metterci del tuo, e questo un po' tutti. Veniamo al discorso, finora ho parlato di carne e di latticino, veniamo al discorso della birra. Sapete quanti distributori ho eliminato? Ed erano i distributori, sono i distributori con i prezzi più ridicoli in Italia. E chi me l'ha fatto fare di eliminarli? E sapete che quando qualcuno, non dico collega perché non mi ritengo collega di nessuno, faccio una vita di merda, quindi sono uno che lavora per dare i soldi ai dipendenti e spero far star bene la gente. E tanto, tanto, tanti soldi allo Stato. Quando qualcuno che fa ristoratore o che vende qualcosa nel suo negozietto mi dice: ma vorrei introdurre delle birre, dove vado? Io gli dico tutti i nomi dei miei vecchi distributori, poi gli faccio presente, io non mi riconosco più a loro. Perché? Non è dato sapere a te. Se tu vuoi dei prezzi bassi, con un grandissimo assortimento, vai lì. Però io non mi riconosco più, perché quella gente poteva vendere qualsiasi cosa, del marmo, dei Fischer, dei Water, visto che mio papà fa l'idraulico, qualsiasi cosa, non c'era problema, e avrebbe finito in maniera meno nobile, anche perché l'accento era sbagliato, con quello che diceva il mio amico Rosario, e lascia.